Una posta, gente in coda, una sola missione: raggiungere lo sportello prima degli altri. Questo è Code da Incubo. Piano, 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 scusate, mi fate passare avanti, sono la badante del vecchio. Vecchio, dai, su. Vabbè, se non passa avanti si piscia addosso. Ma se è urgente, sì. Grazie, vai, 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 il bagno, ti fanno passare, vai, il bagno è di là. Oh, se sono fortunata arriva fino in tangenziale. Bastardo! È un ninja, Ah, sei bloccato! Credo che devo fare la pipì. Come devi fare la pipì? No, da quell'altezza no, No, perché sai, a quell'altezza sai cosa fa poi? Sì, no, diventa un macello. No, ragazzi, finché si scherza, vabbè. Qualcuno mi fa scendere, questa volta mi scappa davvero. Sì, vabbè, sì, scappa davvero, vai. Hey! Ma che sfigato, ancora col vulcano. Ah, sì? Sì. Teletrasporto! Ma dove sei? Sono qua. Ma come ha fatto? Come ho fatto. Bisogna ingegnarsi per stare in coda. Vuoi che torno dietro? Se ci vada, Teletrasporto! È una cosa incredibile. E ora metti il torno avanti, guarda. Teletrasporto! Ma credo, ma è un altro Kling? Kling, due Kling. No, scusate, però vale per... Scusate, ingegnati, Qualcuno ha ordinato le pizze? No, io no. Io sì. Il solito trucchetto. No. La pizza, poi lui passa avanti. Non è per compensato che magari potevamo avere fame, quindi... Sì. Raga, ma come? Ma chi l'ha scritta sta parte, raga? Cioè, non è che avete chiamato un ragazzo di Salerno e allora gli mettete la pizza in mano? Cioè, non funziona così, è un luogo comune. Stop. Possiamo fermare un attimo il gioco? Che c'ha ragione. Sì, non ci ho pensato. Ho capito. Stop. Oh. È come rubare le caramelle ai bambini. Guarda, c'è appena arrivato, già... Minchioni! Alla prossima puntata di Code.